Bellissima ragazzi e bentornati nel vostro carissimo Insomne Meridin. Come stanno i miei non morti? Allora, piccolo aggiornamento prima di partire. Ho deciso, almeno per un periodo, di provare a portare un po' di indie, a dire il vero. Perché prima li portavamo in live, se vi ricordate. Ora, perché per motivi di forza maggiore non posso fare live, ho deciso che comunque giochi indie, almeno quelli più piccolini, che posso finire in una mezz'ora massimo, in un'oretta, che posso riassumere in mezz'ora, li finisco. Quindi siamo qui su Creature Packets. Anzi no, Creature Packets. Un giochino dove bisogna creare degli animaletti microondando dei pacchetti che faremo noi. Però adesso lo vediamo insieme in questo piccolo gameplay che non sarà chissà quanto impegnativo, ma comunque spero simpatico per voi. Ciao, il mio nome non importa. Io sono il tuo boss e tu e sarò responsabile di te. Il tuo lavoro è quello di eseguire gli ordini cucinando differenti piccolissime creature. Spero che tu troverai un modo. No, capirai come funziona l'equipaggiamento. È abbastanza semplice. Per favore, non fare i bisogni per terra. C'è un cestino apposta. Buona fortuna e muoviamoci verso il primo ordine. Va bene. Allora, è semplicissimo, credo, perché ci serve un microverme, una scolopendra e un aphid che non so come si traduca. Qua abbiamo la macchinetta per... Che figata. Ok, e qua ordiniamo le creature, perfetto. Rana... Scarabeo rinoceronte, scorpione. Vermi. Scutighiera. Quindi scolopendra. No, cos'è la scutighiera? È il centopiedi. Quello che ragazzi fa troppo schifo. Ci sono pieno in campagna. Me ne trovassi uno in casa, morirei. Allora, credo. Un verme. E l'altro verme pure. Eccola. Congratulazioni, hai scoperto una nuova ricetta. Le ricette saranno aggiunte automaticamente alla vending machine. Easy. Così non dovrei ricrearle tutte le volte. E questo è un punto a favore per questo gioco, perché rimettermi a rileggere, credo, tutti questi foglietti non è che mi sembra proprio... Mi sembri, anzi, il massimo. Quindi ci serve un microworm, una scutighiera e un aphid. Noi in questo momento abbiamo la scutighiera... Ci manca solo l'afid. Per fare l'afid, verme e scutighiera. Perfetto. Verme. Oh, scutighiera, scusate. E verme. Eccolo. A posto, abbiamo l'afid che si mette nel microonde. Ok. Allora, ordiniamo la scutighiera. È la scolopendra, cioè è il verme. Mi sto uccidendo, ragazzi. Sto soffocando, aiutatemi. Ok. Top. Che figata. Cioè, che schifo. Per quanto mi piacerebbe un terrario, non credo di essere capace di gestirne uno. No, non sono riuscito. Terrarium delivered extra. Ah, ok. Appariranno altre creature quando finiamo, ok. Possiamo muoverci nel prossimo ordine. Aphid, Caterpillar e Snail. Però qua ci sono questi, ho letto la parola Crash. Ah, col dito proprio. Allora, Caterpillar ce l'abbiamo, credo. No. Caterpillar, Beetle. Bat, pipistrello, snail. Senti che beat? Io. L'insonne Marilyn dritto sulla barra, voglio dormire in una bara. Must. Mai più. Oh, Caterpillar, aphid, due microworm. Ok, aphid e due... Microworm, ok, easy. Pam. 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 Già ho dimenticato quello che abbiamo creato.
Ah, il caterpillar, che ce ne servono due. Quindi uno e due. E dobbiamo fare la snail con un verme, un caterpillar e un aphid. Quindi un caterpillar aphid e Dio è verme. Quindi pa 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 pa. Easy, easy. E ci vogliono per questo ordine due lumache. Quindi, no, sbagliato. Quindi un'altra lumaca. Anzi, che cosa dice lui? Caterpillar e Aphid. Quindi un altro di questo e un altro di questo. Quindi, pa pam. Quindi un Aphid, due e due. 1, 2, manca una lumaca, perfetto. Ragazzi, io sono stupido. Ragazzi, non vedo il mouse. Mi sono spaventato, pensavo fosse crashato. Che paura, non mi fare sti scherzi, per favore. Guardate, guardate il mio piccolo esercito. Mamma mia. Poi chi è che mette... Ottimo lavoro, prossimo ordine. Cioè, chi è che vorrebbe una roba del genere? Ma voi perché me ne tornano altri? Che poi come li schiacci col dito? Allora, le snail ce l'abbiamo, ci vuole la frog. Con una lumaca, un caterpillar e un quel coso. Quindi, lumaca, caterpillar e... Come si traduce scutighera? Ragazzi, aiutatemi, per favore. Quindi a livello di lore noi siamo andati a lavorare in questo posto. Vabbè la disperazione. Vabbè, io effettivamente per disperazione ci andrei a lavorare qua, poi che cazzi. Cioè, ora come ora, la disperazione. Allora, abbiamo detto tre di queste. E due lumache. Sì, due lumache. Vabbè, ragazzi, io quando uno è stupido, non è che ci possiamo fare qualcosa, giusto? To. E to. Aspettiamo che spawni, perfetto. Mamma mia, miglior lavoratore della storia. Ottimo lavoro, prossimo ordine. Lumaca, rana, beetle, coleottero, ecco. Come si traduce farfalla? E pistrelo. Il pistrelo? Come si fa il pistrelo? Con la farfalla, giusto, e noi per fare la farfalla. Come nascono le farfalle? Scutighera, caterpillar e aphid. Scutighera, caterpillar, aphid e scutighera. Ok. Boom. Boom. No, non ho pulito. Ma che sto facendo? Ma le dovevo mettere nel frullatore, pazzo! No, ragazzi, buonanotte. Qui c'è stato il buonanotte definitivo. Questo perché io i video li registro sul tardi e mi addormento. Mo' abbiamo fatto pure giusto, vediamo. Beh, almeno è uscita. Toh, nel cestino per adesso. Schiaccia, schiaccia tutto, per favore. Ok, nessuno sa niente. Ora, per fare il pistrello... Che non è qua, ho dimenticato dov'è il pistrello. Dov'è il pistrello? Dov'è il pistrello? E questo è il pistrello? No, questo è il granchio. Ci sono i granchi. Che schifo la tarantola. Scusate, non ho preso le pillole, non mi ricordo. Mi sono perso. Mi sono totalmente distaccato dalla realtà. Ah, eccolo qua. Farfalla. Frog e lumaca, quindi frog 16, 17 e lumaca. Nonna mia, mi sono scollegato, cioè veramente ho viaggiato in un'altra dimensione per un attimo, mamma mia. Ok. Easy. Quanti ne vuoi? Un pipistrello.
Pipistrello, lumaca, snail. Snail. Ciotto. Frog. Non abbiamo fatto il beetle. Non abbiamo fatto il beetle. Vabbè, che ci vuole. Allora, intanto mettiamo questi. Per fare il beetle sono due aphid e un verme. Ok. Che poi con quale logica? Ah, ma sono proprio dei liquidi. Tu metti dei liquidi dentro il frullatore, li mescoli e poi li metti nel microonde. Waste. Che cosa ho sbagliato? Ah, due aphid e una scutighiera. Scusate, mia colpa. Poi aphid, che cos'è? Ah. Comunque, veramente quel... questa qui, ragazzi... disgustosissima. Penso non esista insetto più disgustoso di quello. Cioè, io potrei sopportare di tutto, ma non una cosa del genere, perché potrei veramente esplodere. Ok, il beetle. Allora, snail, frog, beetle. No, 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 no. Ci sono due pipistrelli. Beetle, frog, snail, frog, beetle, bat, manca la butterfly, perfetto. Ta, pa. Is. Signore e signori, il vostro ordine è fatto con amore da Insane Marilyn. Ok, prossimo ordine. Le cose nuove sono lo scorpione e il granchio. Per lo scorpione servono due beetle e una rana. Ma mi spiegate però il senso logico di questa cosa? Due beetle e una rana. Cioè, che cos'è che hanno in comune? Che... cioè, teoricamente non hanno in comune niente, né dal punto di vista biologico, né dal punto di vista proprio... a colpo d'occhio, cioè non c'è niente che di un granchio ti ricordano. Vabbè, il granchio e lo scorpione ti ricordano, però. Cioè, si ricordano, si assomigliano, ma. Cioè, la somiglianza tra, ad esempio, il beetle. Ecco, questi qua, gli insetti, rinoceronte e la rana, qual è? Bah, ne capisco niente, io sono stupido. Allora, per fare il crab, due scorpioni e una rana. Quindi. Lo scorpione è il numero 19. Ragazzi, mi sono confuso tutto per farvi la sentenza di prima, abbiate pietà. Ok. Ok. Bang. Perfetto, ce ne vogliono due. Due farfalle. Allora, pipistrello. Che succede? No, ho sbagliato tasto. Il tuo ordine non è corretto. Sei stato rimproverato. Guarda, occhio a quello che fai. Mamma mia, che cattiveria. Oh, scusate. Via, via tutto. Certo che non andava l'ordine. Era pieno di merdaccia quella roba. Allora, due farfalle. Uno scorpione. 19 e 20. 19 e 20. Bah, sinceramente per dispersione, come detto prima, ci lavorerei qua dentro. A parte che non sembra male maneggiare apparenti esseri viventi creati sul momento. Ok, ordine corretto. Sono il numero 1, cretino. Ultimo ordine per oggi. La tarantola. Sarebbe bastardissimo se la tarantola avesse un jumpscare, però sinceramente non lo voglio sapere. Mi tolgo le cuffie per sicurezza? Bah, vediamo. Allora, granchio, scorpione, pipistrello, granchio. Granchio, scorpione e pipistrello. 20.
quanti? 19, 18. Tutta la cartaccia là dentro. Cioè la cartaccia almeno buttala. O è fatta di come si chiama? Materia organica, anche la plastica. Allora, ci abbiamo anche la tarantola. Questi li schiacciamo ovviamente con le mani. Che schifo. Due tarantole. Quindi 21. 20. Ho letto che c'era anche uno scorpione. Un bat. E un butterfly. 18. 17. Oh. Ok. Ok. Vediamo la tarantola. Che schifo. Cioè, a me personalmente una tarantola sarebbe pure piaciuta in un terrario, però non credo che ce la farei. Cioè, mi morirebbe di fame entro i primi giorni o morirei letteralmente io. Il lavoro per oggi è finito, te ne puoi andare attraverso la porta. Arrivederci. Dopo il giorno di lavoro hai deciso di non ritornare in quello strano posto di lavoro. È stato difficile per te guardare tutte quelle creature che passavano in mezzo alle strade. Le hai viste come dei pacchetti di cibo? Cosa? Dammi il tempo di leggere, mannaggia a te. Creato da Ken Forest in 3 giorni per il Random Dare 56 per il tema creature piccolissime. Però onestamente un'esperienza abbastanza coinvolgente, vi dico la verità, rilassante, tranquilla, sistemata, ottima atmosfera, che dire, come primo indie, questo è bello che ha provato. Ragazzi, dall'Insonne Marilyn per stanotte è tutto e noi ci vediamo presto per un prossimo video, ricordate di dormire.